siamo a Brescia per Confartigianato e la presenza però di quattro province che si mettono insieme per lavorare. Qual è il peso economico e politico di questa alleanza? Sono partiti i sindaci dei quattro capoluoghi con l'idea che appunto ci fossero delle divisioni ormai da superare, un po' vecchie, che ci sia molto da guadagnare se riusciamo a lavorare insieme e a farci anche a pesare insieme. Bergamo, Brescia, Mantova e Cremona hanno molti punti in comune, sono territori vicini, sono territori con qualità dal punto di vista turistico, culturale, evidenti, che quindi se si propongono anche soltanto al mercato turistico insieme, certamente sono più accattivanti che non quattro che si propongono ciascuno per conto suo, e da questa cosa poi è figliata una collaborazione che in questi mesi è diventata via via più fitta. Gli stessi presidenti delle province si sono incontrati, hanno sottoscritto un protocollo, mi sembra che questa idea stia prendendo forma. Fino ad oggi è stata un'idea soltanto della politica, l'incontro di Brescia di oggi ci dice che anche il mondo economico, in particolare gli artigiani, Confartigianato questa sera, coglie il valore di una collaborazione sovraprovinciale per far pesare questo pezzo di Lombardia, che in effetti nei numeri è una cosa molto, molto seria, cioè per far capire la Lombardia orientale, queste quattro province in termini di valore aggiunto, cioè di prodotto interno lordo, pesa più che 10 nazioni che appartengono all'Unione Europea, quindi la manifattura di questa regione è la quarta in Italia, di questo pezzo di regione, non di tutta la regione, questo pezzo di regione pesa come la maggior parte delle regioni italiane, si colloca al quarto posto, la stessa cosa in termini di addetti, in termini di esportazioni, in termini di agricoltura, non abbiamo parlato questa sera, siamo certamente il primo territorio agricolo del paese, insomma ci sono molti valori e molte eccellenze da far pesare, soprattutto rispetto ad una riflessione che è finalmente riuscita a riconoscere il valore dell'area metropolitana milanese, ma che rischia di fermarsi lì, cioè rischia di non vedere che la Lombardia è una cosa più grande, che soprattutto il lavoro e la manifattura stanno tutti ad est del capoluogo milanese. Quindi chiunque abbia a cuore l'idea che la Lombardia sia davvero il traino del paese, dell'Italia, deve tener conto di questo pezzo di Lombardia che è rappresentato da Bergamo, Brescia, Mantova e Cremona, dialogare con noi e costruire un progetto comune. È una cosa che ho proposto come riflessione anche recentemente al presidente di Asso Lombarda, che io vedo tra le figure più lucide nel proiettare questa regione, anzi Milano, tra 20 anni, con questa visione del futuro, e che però rischia anche in questo caso di perdersi un pezzo, perché se non c'è comprensione dei forti valori di questa porzione del territorio lombardo rischia di essere un progetto un po' buco.